ho pensato che sarebbe stato bello iniziare questo nuovo anno con una frase che dicesse: voilà! Ragazzi, buon anno! Vi auguro un frizzantissimo 2015! Ma poi ho pensato che no, che dovevo fare qualche cosa di più, dovevo darvi qualche cosa di più. Perché vedete, io so che voi siete là, che mi state regalando un momento della vostra vita, state guardando questo video, e quindi io mi sento in obbligo di regalarvi qualche cosa che valga la pena ascoltare. Magari possa essere una frase, una riflessione o una risata, però qualche cosa che valga la pena ascoltare. In questi giorni ho letto un libro fantastico di Charles Duhigg, La dittatura delle abitudini. Se volete maggiori informazioni potete cliccare su questo link. E in questo libro spiega come le abitudini abbiano una grossa influenza sulla nostra vita. Pensate a quando prendete la macchina, quando prendiamo l'auto. Noi saliamo e facciamo tutto in automatico. Inseriamo la chiave, mettiamo a folle, accendiamo il motore, spingiamo la frizione, inseriamo la marcia, togliamo il freno a mano, mettiamo la freccia, guardiamo lo specchietto, lasciamo la frizione e l'auto inizia a muoversi. Pensate a quello che mangiamo, pensate a come svolgiamo il nostro lavoro, pensate a come spendiamo i nostri soldi. Le abitudini governano la nostra vita. E prese singolarmente, sembra che non abbiano un grande significato, ma nel loro complesso riescono a trasformare la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra situazione economica, la nostra salute, la nostra felicità. Quindi quando ho pensato questo video, accendiamo la mente, io volevo dirvi: ehi, l'abitudine di accendere un fuoco con due pietre è stata una grande abitudine fino a quando non ha limitato il nostro miglioramento, fino a quando non ci ha impedito di imparare ad utilizzare la nuova tecnologia. Il vantaggio delle abitudini è che non ci obbligano a dover pensare, facciamo tutto in automatico, quindi per noi è più semplice, otteniamo un risultato ogni volta con qualità migliore perché abbiamo automatizzato i movimenti ed un tempo inferiore. Ma poi se dobbiamo migliorare, se dobbiamo crescere, allora dobbiamo fare lo sforzo, dobbiamo tornare a pensare ancora una volta, tornare a sperimentare nuovi movimenti, automatizzarli e convertirli in una nuova abitudine. Ed è per questo che in questo caso mi sento di dire che cambiamento è sinonimo di miglioramento. Ragazzi, grazie per aver guardato questo video, per essere stati in mia compagnia in questa bellissima e grigissima giornata italiana. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato, se vi ha regalato una piccola riflessione, ok, potete condividerlo, potete mettere un mi piace e soprattutto sarò contento di vedervi iscritti alla pagina, al canale di YouTube. Per questo giovedì è tutto, io credo che sia arrivato il momento di rientrare in casa, di mettermi davanti al fuoco, magari di bermi un vin brulè. Vi auguro ancora una volta un buon 2015, anzi un frizzantissimo 2015. Ciao ragazzi!